iniettato subito dopo che averle detto che lei era la causa della terribile mortalità infantile nell'Europa medio orientale. Improvvisamente arrivò oggi con un chilogrammo di modium sotto forma però di un'unica grossa supposta e un pipistrello con l'elmetto da minatore, le strappò via il cappello rosso dalla testa. Fermi tutti, esclamò Ozzy, oggi dobbiamo festeggiare. E prese il pipistrello e, armato con la supposta intonoria no kazako, usandolo come plettro mentre coi mignoli dei piedi ballava la macarena molto professionalmente. Richiamati dalla musica accorsero felici sette nani che, rotolandosi dalle risate, addussero a bianca nera evocare la Madonna come generatrice di ogni male esistente, incurante del fatto che in realtà lei realmente solamente una vacca travestita da puzzolente enorme, cattivissimo me, un dolcissimo non blasfemo film che racconta le gesta di un cucciolo di cerbiato mentre viene digerito da un'enorme anaconda, anche detta enorme anaconda digeritrice di cuccioli di cerbiato indifesi evacuati sotto forma di organiche feci, color della pasta asciutta con poco sugo e cotto a poco e bestemmia epocale. Per ringraziare le feci, le loro avvenuta manifestazione che esprime liberazione dopo tanti giorni di digiuno da cuccioli difesi di cerbiato indifesi, senza dimenticare il fine ultimo di tutta questa diatriba tra cuccioli di cerbiato, genio delle tartarughe, hobbit pelosi, umani dannati, vacche grosse e facoceri non curanti dello stato psicologico dell'anaconda che voracemente ebra e ghiotta non solo di sangue ma pure di purè di patate, di cubetti, adoratrice del dio metallo si tatuò testi di Fabrizio De André, il quale cantava impiccheranno Gigi e Morandi, il coprofago ignorando il fatto che impiccheranno anche Jordi con una corda tuba e facendo questo scateneranno le ira di Clelia che non si è potuta stirare i peli del petto grossi, duri e sporchi con una siringa conficcato nello sterno ma ella sostanzialmente non si arrese dinanzi a così tanta agonia ma decidette disperata di mangiarsi un baby root da dove corse dalla Giulia a mostrare il petto orgogliosa della sua sporcizia non ancora depilata ma soggiunse 4-4 il piccolo lemure occhioni birbi famoso coprofago e un mucco noto a tutti per i suoi teneri cuscinetti sotto le zampe paffute ma anche per il suo voyeurismo verso le aracoste che come tutti sanno nascondono sotto il guscio le foto di Madonna e Johnny Cash mangiano lemuri paffuti dagli occhi birbi e fanno surf ed occhioni birbi di esse perentorio è l'ora di andare a fare merenda con la girella ma girella non era un cazzo d'accordo dannata girella sempre stata una di quelle che se la tirano perché non sanno competere con a tizio orribile che conduce Paint Your Life con gli occhioni baby se ne andò desolato ma Enzo Mizzo lo rincorse perché era rimasto attratto dal cieco che lo seguiva nascosto nell'ombra ad un tratto dietro l'angolo fece il capolino il cadavere vestito a festa di Topo Gigio Zoppo e mezzo tumefatto con la mandibola staccata e tutti insieme giocarono a 37 gol morto che poi così tanto morto non era perché aveva un tic tac all'occhio faceva ammiccare copiosamente a tutte le belle ragazze che lui trovava di sera sugli spiazzi lungo tali anche agli oculisti e poi si rivolgeva gli dicevano che non doveva provarci con loro nessuna donna né uomo lo desiderava decise perciò di non essere più un cadavere tumefatto e insieme agli amici Cino, Dino, Gino, Mino, Nino di andare a farselo mettere il parrucchino biondo all'accordo Ramsey che piace e diverte assai tutti gli sbarbatelli del liceo e le ninfomane che si fa preferiscono il biondo vello al bruno ispido irsuto pelo tipico dell'uomo mediterraneo erano in piazza a lanciare piccole bombe d'urina sintetica di cui era ghiotto l'ippopotamo atomo gli elettroni giravano e duravano fragorosamente ma giravano ancor più marroni di atomo che era nato con quattro maroni, di conseguenza si stava alzando da terra a causa forza centrifuga e attraeva gravitazionalmente a sé asteroidi lontani pieni di momento, 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 momento. Questo non è il mio bicchiere di Batman, disse
esasperato l'ippopotamo con il gonnellino rosa mentre sorseggiava distintamente un martini al supermercato, villanotto covo di spacciatori di verde rame all'ingrosso utilizzato da legnare vecchiette come condimento per il loro squirt imbramato da milioni e milioni di appassionati, ruggero dei timidi di fondo al partito di buffi alla riscossa tra fatti di crack nel Bronx quando squarciagola il prete del legnaco quando Sasha Gray irruppe sulla scena esclamando è così? John Holmes aveva qualcosa da ridire anziché poi presero posto in soprassalto in attesa dei palmi pedoni e del brucalitto che stava lavando il cervello ad Alice in Chains sempre tenendo duro perché ad ogni sorriso corrisponde un pensiero, quindi quel giorno pensò a molte cose tranne te, tranne te, tranne tre, gruppo futuristico e Fabri Fibra figa sonare homo, il problema è che non ho ancora trovato il mio motivo per cui Giulia si svegliò di soprassalto.